Così scriveva Heidegger nel suo testo L'abbandono. L'impossibilità per l'uomo di radicarsi stabilmente nel proprio terreno dipende dallo spirito dell'epoca in cui tutti noi ci troviamo a vivere. Con queste parole Martin Heidegger adombrava profeticamente lo sradicamento e la mobilità permanente come condanna della globalizzazione tecnocapitalistica. Infatti, oggi, nel quadro flessibile post-1989, l'elogio ipocrita dell'immigrazione di massa, che meglio sarebbe definire deportazione di massa di nuovi schiavi a beneficio dei signori del globalismo, ebbene questo elogio ipocrita dell'immigrazione di massa, che avviene puntualmente ad opera dell'elite neofeudale capitalistica e dei suoi oratores di accompagnamento, ha un'unica funzione. L'elogio ipocrita dell'immigrazione di massa non mira a integrare i migranti, a far sì che essi diventino cittadini pieni con pieni diritti. Mira al contrario a favorire l'avvento di un esercito industriale di riserva, come lo chiamava Marx, che i migranti vanno a costituire abbassando i costi della forza lavoro tradizionale, locale e accrescendone la debolezza rivendicativa e organizzativa. Ecco, accanto a questo motivo ve n'è un altro. Il capitalismo vincente, che domina con la destra liberista del denaro e con la sinistra libertaria del costume. Ebbene, suddetto capitalismo globalizzato elogia senza tregua la globalizzazione e insieme l'immigrazione di massa, il nuovo profilo dell'homo migrans, perché è coessenziale al tempo della precarizzazione a tempo indeterminato della vita e del lavoro. L'homo globalis, il nuovo profilo antropologico del capitalismo, oggi è perciò stesso un homo migrans, un uomo sradicato, condannato all'erranza diasporica permanente, impossibilitato a stabilizzarsi territorialmente e quindi a diventare cittadino dello Stato nazionale in fase di smantellamento, impossibilitato a radicarsi nel lavoro, la fine del posto fisso e la flessibilizzazione lavorativa, impossibilitato ancora a radicarsi nella vita etica familiare, la stabilizzazione matrimoniale e la casa come fissa dimora in cui abitare stabilmente. Tutti siamo condannati oggi a vivere alla stregua di migranti. Per questo il migrante è tanto amato oggi dal capitale, in termini puramente capitalistici, non certo per fini umanitari, bensì per ridurre l'umanità tutta a un rango di migranti apolidi, condannati all'erranza planetaria e al moto browniano lungo le coordinate della società di mercato. Ecco, potremmo dire che nel tempo della precarietà assoluta ogni progetto, ogni legame risultano a tempo determinato, sicché il soggetto deve sapersi distaccare disinvoltamente da tutto, deve saper abbandonare non solo l'idea della stabilità lavorativa e più in generale la sfera dell'eticità di hegeliana memoria, famiglia, Stato, enti pubblici, deve anche in pari tempo sapersi affrancare da ogni radicamento territoriale. Deve cioè consegnarsi alla deterritorializzazione, sempre pronto, valigia alla mano, alla migrazione, allo spostamento, alla delocalizzazione di sé come delle imprese. Sempre deve essere pronto a intraprendere la via del mare, sempre deve essere pronto ad accettare le sfide della globalizzazione, come le canta con suadente lessico la neolingua liberista. Ecco allora che il sempre celebrato principio della libera circolazione delle merci e delle persone, esse stesse ridotte a merci, si risolve, se letto da una ragion critica non arresa alle logiche liberiste, esattamente come il contrario di ciò che vorrebbe essere. Il capitalismo oggi celebra la libera circolazione delle merci e delle persone, ma in realtà non si tratta se non astrattamente di libera circolazione, essendo invece piuttosto una coazione allo spostamento, un obbligo alla mobilità permanente, una impossibilità coatta alla stabilizzazione etica, lavorativa, professionale. Ecco perché la cosiddetta libera circolazione è in realtà l'obbligo alla deterritorializzazione per tutti i popoli del pianeta, dissolti in una nuova plebe moltitudinaria, variopinta e sradicata di homines migrantes, post-nazionali e post-comunitari. Potremmo dire che l'astrattezza falsamente emancipatrice della libera circolazione si rovescia nella concretezza realmente de-emancipatrice della coazione a quella mobilità permanente che della condizione flessibile è un correlato essenziale. Per gli investitori internazionali, per gli architetti della mondializzazione, per gli spin doctors del progressismo, gli esseri umani oggi non sono né più e né meno che merci che debbono circolare illimitatamente di moto transnazionale lungo lo spazio liscio, l'open space della mondializzazione capitalistica.
Devono cioè poter essere sfruttati continuamente sul fondamento delle esigenze dettate dai flussi del mercato e della mobilità capitalistica. Segnatamente devono poter essere sfruttati dalla nuova possibilità di estrarre il maggior plusvalore possibile da testa e braccia su scala globale, mediante le leve della immigrazione di massa, della delocalizzazione. Oggi già tutti viviamo, grazie alla libera circolazione delle merci e delle persone, come migranti costretti. Non solo i migranti che giungono dall'Africa, ma anche i nostri giovani vivono già oggi alla stregua di migranti costretti a darsi per mare per poter campare, per poter affermare se stessi in una condizione permanentemente instabile di precarietà a tempo indeterminato.